Ma bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nostro nuovissimo video. Siamo tornati su un nuovissimo gioco, Springfield. In pratica questo gioco consiste di costruire la tua Springfield come pare e piace a te. Io non l'ho finito, siamo soltanto a livello 15, ci saranno altri livelli tipo 90 così. E siamo arrivati a questo punto, a buon punto. Ma io sono qui non perché ho iniziato oggi, ma perché ce l'avevo già tempo fa, tipo nel momento di Natale dell'anno scorso. Poi l'ho disinstallato perché occupava tantissima memoria, quindi ho deciso di adesso rifarlo perché riprovandolo in questi giorni mi è piaciuto molto. E in questi giorni, sempre in questi giorni, sto facendo un torneo, diciamo, della discarica. In pratica devo andare su questo coso qui, discarica di Springfield, e ogni tot di tempo posso mandare tutti gli abitanti, o quasi tutti, a raccogliere l'immondizia per strada, poi raccogliendo la tuta in quei cassonetti blu che vedete qua. Consiste nel darci delle ciambelle, che trovate le ciambelle, io adesso ne ho 6, sono in basso a sinistra, vicino al livello. Uno dei miei prossimi obiettivi è fare la chiesa di Springfield, che costa 32.500 dollari. Sono abbastanza, vedete, dura pochissimo, un po' picco lag, però facendo questo noi possiamo andare qui e andiamo qua. Ah, che figo, vedete, siamo andati avanti. Ah, minchia. C'è anche un altro torneo della lattina. Devo fare più della discarica tutto il metallo. Soltanto che devo fare la chiesa di Springfield. Quindi quello lì non comincio. Adesso sto costruendo la casa arancione. E ho costruito il deposito di metallo. Ma non posso farlo. Le merda. Ok. Homer, che cazzo sta facendo? Voglio mandarti anche a te, Homer. Ah, capito. Sta facendo attività a sé. A chi piace Simpson vorrebbe creare su Springfield. A me. Comunque, questo gioco è fatto ha una sua storia che adesso so ben spiegarvi, però dica, tu sei, diciamo, il padrone di tutti. Come vedete, raccogliendo soldi e XP per il livello. Allora, tipo il market di Apu guadagna tutto il giorno, una percentuale viene a me. Il Krusty Burger, idem. La scuola, idem. Il bidello Willy, idem. Tutte le case hanno un affitto in pratica che devono dare a me. Anche il signor Burns deve dare dei soldi ogni tanto. Vedete, qui stiamo andando molto bene. Molto bene, molto bene. Iniziamo, iniziamo, iniziamo. Tutti, tutti. Se vinciamo questo torneo, veramente. È spettacolare. Wow. Vedete? Mi ha dato percentuale di quanto ho guadagnato. Vedete? 6 dollari. Mica merda, è povero. Il Krusty Burger invece è troppo figo. Cuoce Krusty Burger di carne. Sarebbe il McDonald's, diciamo. Grande Mac. Non mi ha pagato il Mac per dire questo. Money for me. Poi vedete, posso fare anche delle piante. Adesso sto facendo del whisky di contrabbando, cioè faccio crescere la pianta, gli prendo il succo e faccio whisky di contrabbando. Veramente è un gioco epico. È epico, cioè inizi da zero e ti devi fare il villaggio. Quindi devi fare la tua Springfield, la tua città. Vai, vai, andate tutti, sempre di più, sempre di più. Poi vedete, devo fare questo. Sblocca il cantiere ferroviario. Non so come fare, però vabbè. Ok. Ok, perfetto. Perfetto, perfetto. Sì, andiamo a lavorare, a fare il metallo. Adesso vi devo pure il metallo. Perfetto. Muy bien, muy bien. Lavori disponibile. Vai, vai, andate tutti, tutti a far prendere sto metallo, bravissimi. Che ci andiamo a fare?
questa bella cosa. Sì, di bomber. Questi qua tutti, che non so che cazzo fa. Mettiamola a fare canta per dimenticare. Frozen. Segna di diventare un supereroe. Vai, vai, sogna. Non segna. Electronico. Ah, intercettata. È quello di teletrasporto. Figo. Siamo a 21.000. Mancano ancora 10.000 dollari. Piano ci arriviamo. Con tranquillità. Spero che questo gioco vi piaccia, perché vi prende molto. Quando avevo giocato mi ricordo che vi prende un casino. Vi prende un casino e in pratica consiste, cioè non consiste, vi prende, giocate tanto, però quando vi serve una cosa alla fine è molto dura prenderla. Piano piano. Che figo, non l'avevo scoperto. Quando non clicchi dopo qualche secondo si toglie la schermata, è fighissimo. Fighissimo. Poi vedete adesso qui è tutto buio. Però piano piano noi potremo ampliarci, vedete? Però costa ampliarsi, costa, vedete? Costa, vedete? Piano piano andando avanti con i livelli potremo sbloccare anche questo volendo, facendo dei bei negozietti qui, proprio business money. Diventeremo ricconi sfondati. Questa cosa qui sarebbe il codo di Natale, che giocavo a Natale come vi ho detto prima. Stra divertente, perché poi ogni sera uscivano gli elfi, gli effetti che erano qui sotto, la caverna degli elfi, vedete? E tu col dito dovevi toccarli, così li incastravi tutti, li mettevi in questo cannone e li facevi esplodere. Era una cosa stupenda, spero che lo rifanno nel Natale, perché mi divertivo un casino, sti folletti volavano dappertutto, io tin 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 tin. Poi mettevo lì nel cannone e via, fanculo. No, veramente, spettacolare, spettacolare, un gioco bellissimo. Ragazzi, spero che vi ho passato anche a voi questa idea di scaricare, perché sì, è molto bello, grafica eccellente. Magari nel video non si vede, però se voi lo provate è eccellente, veramente, spettacolare. Spero che il video vi è piaciuto, commentate, condividete e lasciate un pollicione in su. Se non siete iscritti iscrivetevi, in descrizione se non l'avete ancora visto vi metterò il video scorso e se riesco anche il link di Facebook e di Instagram, che ho messo nuove news, foto così casual, favolos. Comunque siamo arrivati a 81 iscritti, veramente grazie, grazie di cuore, sembrano pochi però per me che ho iniziato qualche mese fa o due mesi fa nemmeno. Sono tantissimi, non me l'aspettavo così in fretta. Arriviamo entro Natale, raga. Ci arriviamo. Bro first. Se non siete iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Bene, ragazzi.